Una legge regionale che negli anni non ha rispettato alcuni articoli del suo contenuto. La denuncia viene sollevata dal Partito Democratico nel corso di una conferenza stampa indetta stamane a Sondrio, presso la sede provinciale del partito, alla presenza del segretario provinciale Michele Iannotti e del consigliere regionale capogruppo del PD Fabio Pizzul. L'attuazione della legge regionale numero 19 del 2015, riguardante la riforma del sistema delle autonomie della regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 numero 56, al centro dell'incontro. Tante le critiche rivolte a un provvedimento che ha compiuto proprio ieri 6 anni. Noi critichiamo il fatto che la legge era stata presentata come l'autonomia per la provincia di Sondrio. In realtà a 6 anni di distanza gran parte degli articoli non sono stati applicati. Si parlava di possibilità di dare forme di autonomia secondo l'articolo 117 della Costituzione, ad esempio sull'ordinamento scolastico, sulla sanità, sul turismo, sullo sport. Nulla di tutto questo è stato attuato. Promesse non mantenute che trovano pienamente riscontro in questa legge. Ad oggi non è stata ancora riconosciuta nessuna forma di autonomia alla provincia di Sondrio e gli anni passano. Si parlava poi anche di forme di premialità, cioè di più fondi per la provincia di Sondrio nell'ambito delle attività produttive o della sanità con dei bandi specifici, anche di questo non si è visto nulla e non si è visto nulla o poco o nulla anche relativamente ai trasferimenti economici. All'interno di questa legge regionale c'era la possibilità di trasferire da parte di Regione Lombardia una quota dell'imposta di bollo raccolta sul territorio interamente da Regione Lombardia alla provincia di Sondrio. È stata di circa 18 milioni di euro che dal 2016 al 2020 devono essere trasferite ogni anno alla provincia di Sondrio. Ad oggi non è stato trasferito nemmeno un euro. All'interno della legge si parlava anche di premialità montane, quindi di premialità che non sono concesse sotto forma di contributi e di sovvenzioni a famiglie, imprese, associazioni residenti sul territorio, questo per ridurre quel disagio che esiste per chi vive la montagna, chi vive in montagna. Anche Questo articolo della legge 19 non è stato assolutamente rispettato o attuato a distanza di 6 anni.